Grande commozione al Campania Teatro Festival. Per la prima volta in teatro raccontata la storia di Don Peppino di Anna. Il servizio di Anna Teresa Damiano. La responsabilità è tanta. E noi, diciamo, con lo stesso comune denominatore di Peppe di Anna, cerchiamo di metterci il cuore e il coraggio. Con cuore, coraggio, passione, Gaetano Liguori e Ciro Villano hanno portato anche in teatro la storia di Don Peppe di Anna, ucciso nella sua chiesa a Casal di Principe il 19 marzo 1994. Al Campania Teatro Festival, Peppino di Anna, il coraggio di avere paura, che nel 2019 fu rappresentato proprio a Casal di Principe. Emozionatissimi ragazzi dell'Accademia del Teatro Totò, applausi a scena aperta, commozione. Tra il pubblico amici e compagni di viaggio di Don Peppe, come Augusto Di Meo, testimone oculare dell'omicidio, al quale lo Stato non ha mai dato il giusto riconoscimento. Dai racconti di tanti è nato il lavoro teatrale. Queste persone ci hanno fatto capire effettivamente la struttura dell'uomo, che non era un eroe, assolutamente, era un ragazzo di 34 anni che aveva degli ideali. La camorra oggi è una forma di terrorismo che incute paura. Don Peppino, che chiedeva alla Chiesa di non essere neutrale in un territorio dalla normalità cancellata, Don Peppino e i suoi ragazzi, i dubbi, i conflitti, la lettera bomba per amore del mio popolo, letta nel Natale 1991 in tutte le chiese di Casal di Principe. Don Peppino che a Dio chiedeva da che parte stesse, perché il prete lui sapeva farlo solo così. No, bisogna dire no.